con i saluti di rito tra i due capitani, Gio Pedotti e Battistoni, agli ordini dei direttori di gara, il signor Lamanuzzi di Molfetta, il signor Cursi di Iesi. Viene servito Lion che calcia! Palla per Anas della città. Adesso il compito è loro mentre Fornari. Battistoni, serve Juan Carlos, gliela ruba Bocao, allora Fornari, tacco per Osico, Osico la mette sul secondo palo per Bocao che sfonda la traversa. A Bocao che serve Romano, scambiano i due, si affidano poi a Lion che è a campo per avanzare, guarda la porta, calcio a Lion! Si batte il calcio d'angolo, palla per Juan Carlos che si coordina, bravissimo Lion! Va da Arrieta, recupera palla Denner che serve Edu, scivolata di Lion, Denner ci prova poi, ancora Lion! Ah no, praticamente sparita dal campo, mentre la palla arriva a Lion che ci prova ancora una volta, raddoppiato, riesce a far uscire la palla, allora Edu, Edu ci prova, Antonito la sporca con il tacco ma non inquadra la porta. Fornari e Bocao. Andre, la imbuca per Fornari, che di prima intenzione, la mette dentro, Jadel Fornari, vantaggio Feldi Eboli, 1-0, chi se non Jadel Fornari. Va a battere, la tocca per Edu, conclusione sporcata che finisce in rete, il pareggio del Latina con Edu. E la sua conclusione. Bellissima palla di Arrieta intanto per Bocao che non la controlla bene però. Bocao ci prova lo stesso. Si oppone. Ora ci prova Bocao e ancora Chinchio. Tuttavia Chinchio la rigioca ma finisce così. Palla in avanti per Fornari. Fornari prova a girarsi. Sterza va sul destro. Bocao anticipa splendidamente Edu. Poi Romano con qualche rischio al centro per Fornari che serve ancora Romano, mette a sedere Battistoni, eccolo, eccolo qui Sergio Romano, il gol del campione, 2-1 Feldi Eboli. Kevin Arrieta cerca e trova Denner, su di lui c'è Gio Pedotti, sbraccia Denner, non c'è nulla, Picallo intanto se ne va, la conclusione. Palla alzata adesso per Antonito che sfonda la traversa. Battistoni l'alza per Juan Carlos. Fornari si protegge, Bocao la recupera, Fornari il pallonetto della palla di Irseu. È il Latina che ha la palla con Battistoni, finta e controfinta la conclusione. Ma finisce qui, la Feldi Eboli accede per la prima volta alle Final 8 di Coppa Italia.